Chi sarà la prossima vittima della gogna mediatica del Grande Fratello? La scorsa edizione del Grande Fratello VIP sono stati diversi casi eclatanti, tanto per citarne una, la squalifica di Ginevra Lamborghini e la frase shock rivolta a Marco Bellavia: merita di essere bullizzato. O quella della squalifica Lampo di Riccardo Fogli per una bestemmia, ma sicuramente entrerà nella storia del Grande Fratello quello del primo concorrente di questo reality. Parliamo di Salvo Veneziano, a seguito di frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panix nel 2020. Ma un'altra inquietante squalifica avvenne nel lontano 2009 del concorrente Paolo Mari, che si è denudato in diretta. Dopo la squalifica fu poi ricoverato con un TSO e dichiarato addirittura aggressivo e bipolare. Oggi fa l'idraulico, ha una vita normale, ma sicuramente porterà il ricordo di questa brutta esperienza. Nel Medioevo veniva utilizzato la gogna, la persona era fissata con collari di ferro alla gola e esposto alla berlina nelle pubbliche piazze. Oggi invece abbiamo i social e i mass media che si sono trasformati in inquisitori della rete. Basta pochissimo per essere marchiato via social e sono purtroppo tanti i casi estremi. Una giustizia della rete, terribile come la tortura medievale. Un gioco di intrattenimento come il Grande Fratello può in alcuni casi marchiare a vita una persona o peggio toglierla dalla TV con danni di immagini incredibili. Recentemente è stato l'ex GFino Daniele Dal Moro, che è stato squalificato nella scorsa edizione del GF per atteggiamenti non consoni con la sua fidanzata Oriana Marzoli, chiusa l'edizione del Grande Fratello VIP, spento quindi le telecamere, la cosa si pensava che sia superata, ma che Daniele doveva condurre recentemente un convegno sulla violenza sulle donne. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha segnalato che era la persona meno adatta a condurre il convegno e a seguito della squalifica del Grande Fratello. Al fine di evitare problematiche, gli organizzatori hanno deciso di non farlo condurre a Daniele. Ora, chi sarà la prossima vittima di questa nuova edizione del Grande Fratello? Bene, scrivete qui sotto il video.